6, 5 potenza di meno. Fornito, perché venivamo da una sconfitta umiliante come quella di domenica scorsa, per cui la reazione c'è stata ed è stata importante. Recriminazioni sì, e anche tante, perché c'è stato un momento in cui eravamo in vantaggio e potevamo anche subire il pareggio da parte del Mantova, ma avrei preferito subirlo in maniera diversa, non come è successo, su un evidente e clamorosissimo fallo nei confronti di Conti. Questo dispiace perché esaspera ancora di più il nostro momento e quindi questo episodio secondo me penalizza tantissimo la nostra squadra che poi nel secondo tempo ha contenuto bene il Mantova e poi alla fine poteva anche, soprattutto con l'azione di Rebecchi, regalarci la prima forse vera vittoria convincente fuori casa. Civile Ricciarda, i commenti su di lui sono fateli da soli, nel senso che questo ragazzo è arrivato martedì, ha fatto 5 giorni di allenamento, è un 91, è entrato oggi in mezzo al campo con grandissima personalità e quindi sono contento per lui, ma credo che quest'oggi la squadra abbia messo nelle condizioni anche Cirbilieri di fare bene. Secondo me, ripeto, sembrerà strano a dirlo, ma io sono convinto che la verità. Questo Lecco ha bisogno di un percorso, di costruire delle fondamenta per avere continuità di prestazioni e di risultati. C'è poco da fare. Noi abbiamo preparato questa settimana e soprattutto dopo la sconfitta in maniera diversa, molto più grintosa, molto più vogliosa, curando ogni minimo particolare. Secondo me poi alla fine puoi anche perdere, però le prestazioni non arrivano a caso ed è questa la strada che dobbiamo seguire, senza guardare in questo momento la classifica, le difficoltà, i gol subiti, a pensare a migliorarci, ad arrivare alla domenica che viene con questa carica. Che era fallo netto, dai, ha detto va bene che non hai visto il fallo di Mani, però la spinta è clamorosa, non può non fischiare. Ma non, vedi, anche nel momento concitato, purtroppo non ti fanno neanche finire di parlare, ti mandano già fuori, non... Le proteste alcune volte sono anche, no? Belle calorose, altre volte basta una parola. Lui sul calcio d'angolo, quando ha detto ma era nostra, ha girato a me, ma ha detto scusa, ho sbagliato, io sto zitto, fine. Però su quel fallo lì la controlli con le mani, lo spingi clamorosamente, tiri, fai gol, io non posso non dirti cazzo era fallo. Se non ti posso neanche dire che era fallo e mi butti fuori, è veramente, cioè, allora fate come cazzo vi fa. Non ho neanche un minimo di elasticità. In quel momento che io protesto, che ti dico che era fallo, perché era fallo evidente, mi dici mister, stia calmo, basta, sì. Quel buon senso, no? Che a volte non riesce a capire perché non si riesce mai a tirare fuori. Rebecchi bene, in quel ruolo lì, oggi ho cercato di mettere. Siamo tornati 4-1 e credo che sia Rebecchi da una parte che Sciannone dall'altra abbiano interpretato benissimo il lavoro. Però ripeto, sono contento per tutta la squadra, perché poi soprattutto per loro è una forma di iniezione, no? Di autostima, di iniezione di fiducia, che insomma quando perlomeno siamo in partita, riusciamo a fare le prestazioni, tutto può succedere e questo è importante. La Coppa Italia c'è, va fatta, però è chiaro che domenica per noi è veramente, non dico la... Cioè io vorrei vedere adesso la squadra reagire e lavorare su queste basi, perché non possiamo più permetterci una partita sì e tre no. Oggi loro hanno voluto stare concentrati, hanno voluto sacrificarsi, hanno voluto giocare, hanno messo qualcosa in più rispetto a tutto quello che abbiamo visto. Queste devono essere le basi per andare avanti. Sono stato pesante la scorsa settimana con loro
perché voglio che tirino fuori queste cose, questo atteggiamento. E quindi ho ragione io a incazzarmi se non siamo pronti ad offrire queste prestazioni.